Anticipazioni uomini e donne classico. Maria De Filippi svela ai tronisti che sceglieranno per primi. In queste ore si sono svolte le nuove registrazioni Uomini e Donne, tenutesi presso gli studi Mediaset. Vi spiegheremo per filo e per segno che cosa è accaduto ai nostri tronisti e relativi corteggiatori. Maria De Filippi ha deciso di iniziare dal percorso di Lorenzo. A quanto sembra, Riccardi ha deciso di non uscire con Giulia. La cavaglia, però, gli ha organizzato un'esterna. La pretendente piemontese gli ha preparato addirittura un tiramisù, spiegando alla redazione di essere intenzionata a dimostrargli ciò che lui vuole. Il tronista, però, nonostante le buone intenzioni di lei, non si è presentato. Poco dopo si viene anche a scoprire la motivazione. Dopo questo passaggio, la redazione si è recata in camerino da lui per avvisarlo del fatto che Claudia non intende presentarsi alla prossima esterna. Ed è a questo punto che Riccardi, per vederci chiaro, opta per andare a chiederle una spiegazione. La stessa redazione però lo avverte. Se si reca da lei, non potrà più fare l'esterna con la cavaglia. Riccardi sembra essere deciso e si avvia, senza pensarci due volte, a Latina. Una volta giunto sotto casa e vicino al citofono, gli comunicano che la bella pretendente non è in casa. La corteggiatrice romana viene raggiunta telefonicamente, ma lei, astiosa, riferisce di non aver nessuna intenzione di presentarsi. Ed è così che il tronista resta con l'amaro in bocca. Una volta terminati i filmati, si ritorna in studio e le due belle pretendenti annunciano che in caso di scelta il loro sarà un secco no. In questo preciso momento, la De Filippi fa sapere ai presenti che al momento del fidanzamento ci saranno sia la famiglia di lui che quella di lei. A queste parole Lorenzo va in paranoia, non ha nessuna intenzione di fare una pessima figura dinanzi ai suoi. Gianni Sperti interviene per mettere una buona parola. Cerca in qualche maniera di far ragionare Claudia, facendole capire le buone intenzioni che ha avuto Riccardi nei suoi confronti, rinunciando all'esterna con Giulia per recarsi da lei. La pretendente romana però non ha nessuna intenzione di cambiare la sua posizione. Le due corteggiatrici, nonostante abbiano dichiarato apertamente che in caso di scelta direbbero di no, non si arrendono e restano sedute sulla sedia. Teresa Langella riceve ben 4 mazzi di fiori da parte di Andrea Dal Corso. La bella partenopea accetta il corteggiamento del giovane dagli occhi azzurri e lo fa ritornare in studio. Si passa al percorso burrascoso di Teresa. La conduttrice invita Kevin ed Antonio a scendere dalle scale. Una volta accomodati, la signora Costanzo gli chiede se secondo loro ci sarà ancora Andrea tra i corteggiatori della Langella. Entrambi, senza un filo di titubanza, rispondono di sì. Parte sul LED un filmato dal quale si evince che alla tronista arrivano ben 4 mazzi di fiori e a corollario un bigliettino nel quale c'era scritto che le era mancata. Il mittente chiaramente Andrea Dal Corso. La conduttrice lo chiama e la bella partenopea sembra essere felice di riaverlo tra i suoi pretendenti. Gli unici che non sembravano affatto raggianti per questa presenza scomoda sono gli altri due corteggiatori. Antonio però, adirato, riferisce di non voler più crederle. In esterna gli ha riferito di non avere più nessuna intenzione di vedere Dal Corso. I due battibeccano, ma in studio si scatena il putiferio quando lui parla, ma lei non presta ascolto perché è impegnata a parlare con Andrea. Il pretendente si infuria per questo motivo
poi il pubblico seduto in studio esorta la bella Partenopea a ballare con lui. Ciò avviene e tra i due sembra essere ritornato apparentemente il sereno. La tronista, probabilmente per fargli capire qualcosa di più in quei momenti, lo teneva stretto a sé e lo accarezzava. Tranquillizzate le acque, Maria De Filippi decide di mandare l'esterna tra la Langella e Antonio. Teresa, su una nave, addenta un cioccolatino e domanda al suo corteggiatore se ne vuole metà. Le loro labbra si sfiorano, ma al momento fatidico del bacio lei si sposta. Il pretendente le regala un ciondolo e la bella mora a un certo punto gli chiede come mai in quell'oggetto prezioso non vi è inciso nulla. Antonio replica dicendo che questo passaggio avverrà solo nel caso lei lo sceglierà. Terminato il filmato, il ragazzo ammette che quell'esterna è stata la più bella di tutte. È inutile dire che lo stesso in studio appariva nervoso per il ritorno di Andrea. La tronista ha spiegato che non può eliminarlo perché ora ha dimostrato ciò che lei voleva vedere, ma soprattutto ha specificato che intende conoscerlo al 100%. Sul LED parte l'esterna tra lei e Kevin. La Partenopea gli fa una sorpresa a Roma Termini. I due si abbracciano e chiacchierano amabilmente. Luigi Mastroianni, durante una romantica cena con Giorgia, le dà un bacio passionale. Questo gesto scatena forti reazioni da parte di Irene e Sonia. Durante le scorse registrazioni, il trono di Luigi non era stato preso in considerazione. Dunque, sul LED scorrono le immagini di ciò che era accaduto durante la settimana precedente. Mastroianni aveva fatto l'esterna con Giorgia e con una nuova pretendente. Il tronista però in studio afferma di essere già in grado di avere delle preferenze, quindi elimina la maggior parte delle corteggiatrici. Alla sua corte restano Irene, Giorgia e Sonia. Si passa a vedere l'esterna tra il siciliano e Giorgia. Lui continua a ribadirle di amare la sua semplicità e di aver notato il fatto che quando si avvicina lei si mette a tremare. I suoi occhi la vedono pura, sincera, tutte qualità che ricerca nella sua futura fidanzata. Mastroianni ha organizzato una cena a lume di candela super romanticissima. La pretendente appare felice ed emozionata al tempo stesso. I due protagonisti, coinvolti da una magica atmosfera, si abbracciano e lei gli dà un bacio a stampo. Luigi però ne approfitta per darle un bacio molto passionale. Ritornati in studio dopo il filmato, Sonia non riesce a dire una parola, mentre Irene, interpellata dalla signora Costanzo, si dice molto infastidita. Il tronista prova a spronarla a sua volta, ma lei non riesce a esprimersi. La De Filippi chiede a Claudia, visto che la conosce bene, di parlare per lei. La pretendente di Riccardo sostiene che Irene, quando è arrabbiata, non riesce a proferire parola, affermando nello stesso tempo che il siciliano le piace tanto. Il viso di Mastroianni appare assai irritato. È in questo preciso istante che il tronista siciliano chiede alla conduttrice se può ballare con Giorgia. Questa richiesta fa salire i nervi a Irene, tanto che adirata lascia lo studio. Maria, che cerca sempre di andare a fondo nelle cose, domanda al tronista se ha voluto ballare con la catanese per ripicca, oppure perché non ha mostrato nessuna reazione. Mastroianni risponde piccato che l'ha fatto per entrambi i motivi. Gianni Sperti interviene per dire una sua opinione. Secondo lui, dalle parole espresse dal tronista, si evince chiaramente che la sua scelta sarà Giorgia. Tocca a Sonia prendere la parola.
la pretendente afferma che anche lei non tornerà più in studio. Riferisce di non volersi alzare dalla sedia per non fare assurdi teatrini. Il siciliano si reca fuori a parlare con Irene, ma questa non rientrerà più per tutta la durata delle registrazioni Uomini e Donne Classico. Andrea Cerioli bacia Arianna, ma si riappacifica anche con Federica. Forte tensione tra i protagonisti. Ivan Gonzalez vicino al bacio con Natalia. Si passa al trono di Andrea. Per lui scende dalle scale Arianna. La conduttrice le chiede se crede che la rivale Federica sia tornata. Lei spera di no, ma invece ecco che entra in studio. Parte un'esterna dalla quale si evince che Federica si reca da lui per chiarire. Il bolognese appare molto felice da questo gesto. Arianna però sbotta sostenendo che non si aspettava una simile reazione da parte del tronista. La conduttrice poi fa vedere l'esterna tra Cerioli e Arianna. Cena romantica tra i due, poi lui si avvicina e senza pensarci troppo la bacia. Tornati in studio, le due rivali litigano furiosamente. Entrambe lasciano lo studio indispettite. Il tronista e le due pretendenti non rientrano più. Si passa dunque velocemente al percorso di Ivan Gonzalez. Lo spagnolo ha condotto in esterna Natalia. Sonia è una nuova corteggiatrice, Giulia. Quest'ultima piace anche a Riccardi. Ivan è uscito con Natalia. I due mangiano una pizza, poi lui intende baciare la pretendente, ma si ferma perché non vuole far credere alla ragazza che vuole approfittarne di lei solo perché prova attrazione fisica. È inutile dire che Sonia si è profondamente indispettita nel vedere scorrere certe immagini sul LED. Su richiesta della conduttrice, Ivan decide di ballare con Natalia. Prima del termine delle registrazioni, Maria De Filippi ha rivelato in anteprima ai presenti che i primi a scegliere saranno Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Se anche voi siete curiosi di scoprire le prossime anticipazioni Uomini e Donne, restate in linea per non perdervi tutte le news provenienti dal mondo De Filippiano. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.